Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. A un artista, quando si presenta, abbiamo ospite sicuramente un Marco Gesualdi, che è un artista che noi, e poi si sovina, si racconta la carriera dell'artista, perché chiaramente chi ascolta vorrebbe conoscere. E a questo punto invece indirettamente, se da quando è iniziato ad oggi, come descriveresti Gesualdi da quando è iniziato oggi, ma soprattutto oggi Gesualdi chi è? Allora, cominciamo un po', ti rispondo un po' alla volta. Io ho cominciato negli anni 80, giovanissimo, suonando New Wave. Suonavo con un gruppo che si chiamava 666, con il quale ho girato l'Italia, spesso in compagnia dei De Novo e degli Avion Travel, che eravamo compagni di cordata. Infatti conosco molto bene tutti i componenti di questi gruppi e siamo ancora in contatto. Per cui nasco come musicista rock e ho partecipato a tante manifestazioni all'epoca, come Sanremo Rock, Doc, la trasmissione di Renzo Arbore, che fu bellissima per 3 giorni. Pensa, nel giorno in cui partecipavamo noi c'era Chet Baker, per dirti, insomma, cioè, era una trasmissione veramente innovativa e bellissima. E con questa formazione ho attraversato tutti gli anni 80. Poi negli anni 90 ho lavorato moltissimo con il teatro, come musicista, come arrangiatore e come didatta. E poi dalla fine degli anni 80 ad oggi mi dedico parallelamente alla carriera di didatta a una carriera di produzione musicale come musicista. Io mi reputo un cantautore strumentale. Cioè, nel senso, a me piace molto la musica strumentale, però spuntano sempre delle canzoni, per cui le musiche strumentali per me sono sempre canzoni. Poi quando sono le canzoni con i testi sono delle canzoni vere e proprie, e sto pubblicando vari dischi che riescono sempre a incontrare un buon favore della critica e degli ascoltatori che riesco a coinvolgere. Per esempio, l'ultimo disco che ho pubblicato risale un paio di anni fa, è questo qua, si chiama NOW, che è un acronimo di Naples Open World. Se lo andate a cercare sui social oppure sulle piattaforme, ci sono diversi brani che tra l'altro hanno avuto anche parecchi streaming. E questo, insomma. Oggi mi accingo a pubblicare un nuovo disco che uscirà dopo l'estate, e ora in anteprima sto presentando un singolo che è metà in spagnolo e metà in napoletano, che si chiama Scetate, che tu penso abbia ascoltato. Sì, sicuramente l'abbiamo ascoltato, ci è piaciuto. Grazie. Questo è un brano nato durante il lockdown. Nato durante il lockdown, in un momento di chiusura, intanto ho voluto cercare la collaborazione dei musicisti con i quali collaboro, ho voluto cercare una collaborazione più fattiva, cioè, in un momento di chiusura, ho voluto incontrarli anche creativamente. Per cui, una volta scritta la musica, ho coinvolto, che so, Rossella, una delle due cantanti, insieme a Rossella Rizzo, insieme a Simona Bo, nella costruzione delle melodie. Ho coinvolto i musicisti Giose Cincotti, Enrico Del Gaudio e Guido Russo nell'arrangiamento. E questa cosa ci ha tenuti vivi e uniti durante questo periodo in cui le chat erano sempre vive un po' per tutti, no? E volerli coinvolgere in qualche modo, cioè l'essere coinvolti, l'essere uniti anche dal punto di vista compositivo, ci ha in qualche modo fatto sentire un po' più vicini, un po' più uniti. Quindi sono voluto un po' uscire dal mio, tra virgolette, ego compositivo, quello di voler fare tutto, e invece ho detto, va, dividiamo, vediamo anche che direzione prendiamo collaborando insieme. La direzione è molto carina. Per il testo avevo questa idea in spagnolo. Ho coinvolto un caro amico che si chiama Alessandro Pacella, che è molto bravo, un gran conoscitore della lingua, musicista anche lui.
e poi la parte napoletana scritta insieme a Simona Bo, che è una delle due vocalist con le quali collaboro. Tra l'altro lei è la vocalist del 99 Posse, non so se già la conoscete, ma è un vero talento, sì. Bravissima, bellissima, c'è cioè una bella presenza, è una grandissima artista. Per cui, avendo la fortuna di avere questi bei collaboratori, ci siamo divertiti molto a tirare fuori questo singolo. Il 15 uscirà il video, tra l'altro è molto divertente, ci siamo divertiti molto nel farlo. Per cui la musica, vedi, dici perché tu fai musica? La musica è un'esigenza. Per il momento in cui non la fai, perlomeno ho la sensazione di spegnermi. Per cui invece facendola, si riavvia una serie di processi positivi dentro, di comunicazione, di empatia, di condivisione, che ci fanno andare avanti bene, anche in periodi un po' più scuri. E questo brano in realtà è, possiamo dire che è un minimal perché è chitarra e voce, ma una chitarra non pesante, cioè una chitarra molto delicata, leggera, e poi un genere comunque, ma da stile, sì, chitarra armonica, e quindi poi ha un senso più stile brasiliano, un po' più Guarda. samba. Sì, infatti l'hai colto bene, c'ha una venatura brasiliana, ma c'ha anche una venatura gypsy, un po' spagnola, un po' tra il flamenco e il fado, che sono un po' le mie passioni nascoste. Per cui quando vengono fuori queste cose, che vengono fuori così spontaneamente, cioè non è che sono pensate. Pensavo a questo brano, a questa voglia, a questo tipo di energia, e scavando nella miniera emozionale, così la chiamo io, quel luogo dove tu vai a tirar fuori le cose, che è sempre un grandissimo mistero. E poi ti rendi conto, wow, è uscito fuori questa cosa, come è venuta? E quella è la miniera emozionale, questo contenitore che o è dentro di noi o intorno a noi. Dove si riesce a tirare fuori le cosine, diciamo, gradevoli, ce la mettiamo tutta affinché sia così. Passare, tu metto a Sanremo Rock, tante comunque hai passato band dove la musica rock aveva il risalto, poi passare a uno strumento che è la chitarra classica, acustica, dove la musica in realtà il suono è preciso, bello, pulito, delicato in alcuni casi o arruenta in alcuni casi, però un po' passare dall'una all'altra un pochettino non è stato, cioè, è stato forse una conseguenza nel Ma guarda, tempo? ma sicuramente diciamo che sono passati anche un po' di anni, per cui i periodi della New Wave era un momento generazionale che nasceva dal punk, per cui c'era molto gesto, c'era molta voglia di raccogliere una nuova energia, di raccontare di nuovo delle storie sotto una veste nuova e chiudere un ciclo che il Progressive aveva chiuso pochi anni prima il suo, diciamo così, insomma. Per cui c'era voglia di cose semplici, forti ed energiche. Cioè, la New Wave nasce, è post-punk, dopo i Clash, dopo tutto quel filone londinese così. Per cui questa nuova voglia di fare musica in maniera semplice, diretta e forte era principalmente un gesto, era un segnale. E poi eravamo giovani, avevo 20 anni all'epoca, per cui c'era uno spirito che mi portava in quella direzione. Ora sono un po' più grandicello, ho passato un po' di anni e col tempo tu cresci musicalmente, nel frattempo che mi sono diplomato in composizione, per cui cresci anche armonicamente. Mi sono appassionato alle armonie jazz, mi sono appassionato a delle cose che prima ascoltavo però non capivo del tutto e manco praticavo tanto, cioè le ho imparate man mano suonando in vari contesti che mi hanno arricchito e fatto conoscere le cose. Cioè, tu senti questo brano che tu l'hai definito così, pensa quando suoniamo dal vivo
molto spesso lasciamo le strutture dei brani aperti, cioè ci piace improvvisare, ci piace creare anche l'interplay quasi fosse un concerto di musica jazz, anche se la chiamiamo world, insomma, perché è una fusione tra musica etnica, musica acustica, armonie particolari, e puoi trovarci tante cose dentro. Infatti, la prossima domanda era il fatto che quando uno suona dal vivo, ovviamente il brano, è chiaro che il brano è quello, inizia e deve finire in un modo, però a volte suonando davanti a un pubblico che è diverso, perché ogni sera è diverso, prende un pochettino quella vita sua che si trasforma in momenti particolari, un piccolo accenno, un piccolo assolo, un piccolo. E evolve per conto suo e vive di sé, di vita vera propria. Sì, è proprio così. È proprio il mio approccio alla musica, ma anche alla vita. Io credo molto nell'ascolto e nell'entrare in relazione, in empatia con chi condivido il palco, con chi condivido la mia giornata, ma anche col pubblico. Per cui certe volte la scaletta la facciamo un attimino prima, scegliendo i brani che secondo noi, secondo me, in quella situazione stanno un po' più nell'aria. E per cui è anche bello lasciare aperte alcune strutture per poter improvvisare e creare delle cose nuove. A differenza, cioè, vedi, con tutto rispetto, la musica pop è bellissima, cioè le canzoni sono dei piccoli miracoli che ti raccontano e ti portano da qualche parte. Però recitare la stessa cosa ogni sera personalmente mi annoia. Preferisco che ogni sera diventi una cosa nuova che abbia, non una cosa nuova del tutto, ma che abbia quel vestito che però si rinnova di sera in sera con delle trovate che cominciano a divertirci prima di tutto a noi. E quando vediamo che ci divertiamo, ci sorridiamo e si crea dell'interplay, questa cosa arriva pure a chi sta di fronte. Allora avviene quella cosa che noi chiamiamo la festa, insomma, raggiungiamo il nostro scopo. E dopo tanto tempo che suoni, hai suonato in tanti palchi, qual è l'emozione che ancora persiste quando davanti hai un pubblico che inizialmente è silenzioso, ma poi a volte quel silenzio parla perché emana quell'energia, ma poi canta, si emoziona e ti rimanda quell'energia sul palco che poi tu trasformi in musica. Qual è la sensazione? Ma guarda, questa è una cosa bellissima, la restituzione è un momento bellissimo. Io lo avverto sia durante il concerto, ma anche il giorno dopo. Mi rimane anche il giorno dopo, anche per un po' di tempo, perché, e questa cosa mi dà molta forza, mi dà anche nuove idee, perché c'è un circolo di energia che crea. E ti aiuta a creare delle cose nuove. Per cui c'è un'emozione, però l'emozione è un'emozione viva, che non è più paura, ormai insomma quella fase si è superata, ma c'è la sensazione di riuscire a creare una comunicazione reale. E quando tu conosci una bella persona, entri in empatia e comunichi senza sovrastrutture, senza secondi fini, senza altro, cioè, senza raccontandosi. E poi la comunicazione, ricordiamoci che è basata sulla reciprocità. Per cui a me non piace, per esempio, suonare a volumi altissimi. Non mi piace stordire il palco e stordire la gente, mi piace creare le dinamiche, mi piace sentire la sala, mi piace che il volume sia creato all'interno della sala, insomma. Questa è un'altra cosa che pure prendo in prestito dal jazz, cioè quello di esserci tutti insieme. E questa cosa quindi genera delle vibrazioni belle, insomma. E come è cambiato l'approccio del pubblico da quando sei passato da diversi generi, soprattutto inizialmente da giovane, ad oggi? Secondo te è cambiato l'approccio del pubblico, dei cosiddetti fan della musica, anche e soprattutto nell'ascolto della stessa? Ma guarda, secondo me il pubblico oggi si è abbastanza settorializzato.
Cioè, trovi il pubblico che va a vedere Umbra Jazz, trovi il pubblico che va a ascoltare Joe Barbieri, che poi è quasi simile, trovi il pubblico che va al tributo di Vasco o a vedere Vasco, trovi il pubblico, per cui il pubblico fa delle scelte. Prima forse c'era un pubblico un po' più generico, un po' più, e anche forse un po' più vasto. Ora invece ognuno cerca di fare le sue scelte perché c'è molta offerta e poi il pubblico anche in linea di massima, insomma, lo trovo anche cresciuto perché per fortuna anche con l'avvento del web c'è la possibilità di capire, ascoltare, sapere in anticipo cosa vai ad ascoltare. E questa per esempio già è una bella cosa, per esempio io mi piace ancora comprare dischi, però ogni tanto quando vedo su un giornale, su una rivista, il nome di un musicista sperimentale newyorkese che fa una cosa particolare, mi piace andarmi ad ascoltare un brano, due, per capire quello che fa, per poi cercarmi il suo disco e ascoltarmelo dove voglio, come voglio, anche per legge, ma insomma il disco c'è ancora per me un rapporto fisico importante. Per cui spesso chi ti viene a sentire un po' già ti conosce e poi quando a fine concerto ti vengono a chiedere il disco per portarti un po' con loro, ma anche per sostenerti, perché ormai la musica è così, cioè, sul live, questa cosa è un bel segno di gratitudine. E la sensazione che quando ti si presentano col CD davanti e ti chiedono anche l'autografo, ormai penso che ormai sei scafato su questa cosa. Sì, vabbè, divertente, dai. È un gioco, è un gioco. L'autografo, la fotografia, il disco, cioè, fa tutto parte di un gioco, ma è un bel gioco. Ma soprattutto è bello quando questa cosa avviene dopo una bella performance, dopo una bella, dopo un bel set, dove c'è stata una bella comunicazione, capito? Quando questa cosa viaggia dopo un bel concerto, è un momento bellissimo, dai. E invece nascono prima le parole, nasce prima la musica oppure nascono insieme in questo caso, del tuo stile? Ma guarda, questa è una domanda storica ed è un classico ed è una bellissima domanda. Non c'è una regola, perché può nascere, a volte, capito, ti viene in mente una parola e la metti là in un angolino nell'agenda, che è una piccola visione, oppure ti viene in mente una frasetta e te la registri sul telefonino. Ogni volta è una ricetta nuova, perché ogni volta è un miracolo che si compie in modo inedito, perlomeno per me. Ma penso che per tanti, perché non credo di essere un impiegato della musica e tantomeno uno che scrive su commissione oppure decide ora scrivo un brano, ora scrivo una canzone. No. Per me la scrittura è un momento quasi magico all'improvviso, quasi come se fosse una piccola meditazione. Da nulla esce una frasetta, me la appunto, me la registro, poi me la ascolto con calma. Se riesce ancora ad emozionarmi, la sviluppo. E può essere una parola, può essere anche un giro di accordi, oppure una melodia. E a volte quando vado a vedere la memoria nel mio telefonino, sul mio registratore portatile, la mia stazione di registrazione, ascolto delle cose e poi sono diventate delle canzoni, questa cosa mi emoziona, perché poi dopo dentro poi ci metti anche altro, ci metti il tempo che è passato da quel primo momento in cui c'è stato il gettito e tutte le cose che hai vissuto, oppure l'elaborazione, perché poi c'è un'idea, c'è un frammento, ma poi c'è lo sviluppo, e per cui lo sviluppo fa parte proprio anche di un pensiero, ora vado in questa direzione, in quest'altra, sempre con leggerezza. Visto che hai la chitarra sotto mano, se dovessi partire con un brano in realtà che non hai ancora creato, e con quale accordo partiresti? Ma facciamo un esempio, però questo. A volte le dita ti portano a cercare le situazioni. Per cui
volte cerco, ma cerco dentro lo strumento, ma anche dentro di me. E poi nasce una piccola melodia. Per cui è così, è tutta una ricerca. Per cui parte una cosa, a volte dipende dai momenti. Momenti in cui vedi un po' più lontano, sono accordi aperti, settima maggiore. A volte invece c'è momenti un po' più tosti, più tesi, sta più cose un po' più così. Per cui vedi, la musica è stato d'animo. Le note insieme al ritmo creano delle situazioni e così nascono le canzoni. Tra le tante collaborazioni, soprattutto con tanti musicisti che hai suonato, tante Sì. band, qual è quella che in realtà poi ti è rimasta un po' quel momento un po' particolare che ti è rimasto nel cuore, perché ti ha dato così tante emozioni in realtà poi che nel tempo ancora la porti dietro? Ma guarda, io ti posso raccontare una cosa. Con la band, con i 76, a metà degli anni 80, per quasi 3 anni ho frequentato lo studio di Pino Daniele a Formia. E ti racconto com'è nata questa cosa. Noi partecipavamo a un film che si chiamava Blues Metropolitano, in cui c'erano altri gruppi, c'era Tony Esposito e tutta l'entourage di Pino. Registrammo il brano della colonna sonora, anzi due brani, gli studi di Forme. Quando ci salutammo, Pino disse: grazie, venite a trovare, io ho intenzione di fare un'etichetta, di fare delle cose. L'estate successiva passai per Forme ad andare a trovare e così lui ci propose di fare delle cose. E per cui praticamente per periodi che duravano dai 10, 15 giorni, per 2 settimane, a volte anche 20 giorni, con cadenza un mese sì, un mese no, per 2 anni e mezzo/3 abbiamo frequentato questo studio e abbiamo, posso dire, di aver fatto da ragazzino musica d'insieme con un grande maestro, perché sono stato in studio con lui e ho avuto l'opportunità di, che so, la mattina mi svegliavo presto, alle 9 scendevo giù e lo trovavo che studiava. E più di una volta abbiamo suonicchiato insieme, cioè prendevo la chitarra, mettevo gli accordi e lui improvvisava. Siamo stati a pranzo insieme, siamo stati in studio insieme, abbiamo arrangiato dei brani nostri, lui ci ha dato le indicazioni. Ed è stato un maestro di musica importante, perché mi sono reso conto del rigore che bisogna avere in musica per ottenere risultati. Cioè, tutto quello che lui ha creato nasce da una grande conoscenza, da un grosso impegno, soprattutto da uno studio. Quindi questo esempio, questa frequentazione mi ha dato tanto. E me la porto ancora dentro, cioè mi ricordo delle spiegazioni armoniche, delle spiegazioni sul tempo, aver ascoltato in anteprima dei suoi messaggi, ma aver conosciuto anche. Guarda, non lo dico per vantarmi, però posso dire che io ho cominciato a frequentare lo studio quando Pino aveva finito Ferry Boat, per cui ascoltammo in anteprima i messaggi del disco e poi ci invitò in alcune date del tour nei camerini, per cui praticamente ho avuto la fortuna di stringere la mano, questo a Steve Vedd, per dirti che è un gigante della batteria. E chiaramente, essendo, diciamo, avendo il pass, essendo dell'entourage di Pino, lui pensava che noi fossimo dei prodigi, o tantomeno dei coetanei, e ci diceva delle cose tipo: mi è stato bello il concerto, mi è piaciuto, ci trattava quasi alla pari, insomma, e questa cosa ci gratificava un poco. E per cui vedere al lavoro, ma anche Alfredo Golino, ma anche Rino Zurzo, il grande povero Rino Zurzo, con il quale siamo rimasti in amicizia tanti anni, Tullio, con il quale abbiamo fatto anche un po' di promozione televisiva. Per cui vedere l'esempio dei grandi, questa cosa ti stimola, ma soprattutto ti aiuta, perché vedi dietro un musicista affermato cosa veramente lo ha portato ad ottenere risultati. E questa cosa ci ha fatto fare delle scelte ognuno di noi, insomma. Un'altra cosa, le cose belle di quel periodo: noi abbiamo fatto l'apertura al concerto del Level 42 al Tenda Striscia a Roma. E
che fu una cosa bellissima. Pensa, suonammo davanti a 7.000 persone. Pino ci disse: ragazzi, fatela questa cosa. Ce la propose un'agenzia di fare questa apertura al concerto. E Pino ci fece venire una corista, una ragazza di colore, che era un'amica sua, come corista per darci la mano sia sui cori ma anche come impatto visivo. E organizzavamo questa cosa. Quando salimmo sul palco, noi eravamo emozionatissimi perché praticamente questi qua del tenda strisce, 7.000 persone appena uscivano credevano che noi fossimo Devil Forty Two, per cui ci fu un'ondata proprio di entusiasmo. Quando cominciammo a suonare e a cantare in italiano, rimase un attimo così, però dopo 2 minuti li prendemmo e facevamo questo 20 minuti serratissimo, e alla fine la portammo a casa, ma veramente niente male. Quindi queste cose ti rimangono perché sono belle esperienze. Simone Camerini con Mark King, insomma, che pure è un tipo particolarissimo, cioè, perché tante di queste cose fanno parte, poi creano una storia che ti porti dentro e ti diverti a rileggerla ogni tanto. Sono. Invece, tu hai citato appunto Doc, che in realtà poi ha anche delle videocassette di Doc, ma cosa è cambiato di quel genere di spettacolo televisivo dove si parlava di musica e si raccontava la musica e si viveva la musica, ad oggi che ci sono questi talent dove la musica, oltre allo spettacolo, un pochettino viene considerata, è un modo per far crescere i giovani, oppure in realtà sono cioè periodi che si utilizzano questi cantanti per un periodo e poi vengono lasciati abbandonati. Guarda, io partiamo da Doc. Doc era una trasmissione rivoluzionaria perché Renzo Arbore è stato uno che ha rivoluzionato la televisione, per cui in un momento buono è riuscito ad avere dei budget per portare in televisione sia i gruppi emergenti. Ma portato io, grazie a Doc, ho conosciuto, penso, Caetano Veloso. Cioè, quando lo vidi a metà degli anni '80, dissi: caspita, non immaginavo. Oppure ho visto per la prima volta in televisione Pat Metheny, ma dei grossissimi nomi, per cui ha fatto un'operazione culturale enorme. Ha avuto la possibilità di farlo, ma soprattutto ha avuto la volontà di farlo. In studio c'era Gaetano Ria, che era il fonico, uno dei fonici più importanti d'Italia, che ha fatto i dischi della PFM, di Venditti, di tantissimi, insomma. Oltre a Gigi Telesforo, che oltre ad essere un grandissimo musicista, un grandissimo conoscitore di musica. Per cui c'era un amore per la musica nel fare una cosa sana e bella. Il talent ora è la dimensione dei nostri giorni, è una dimensione un pochettino più edonistica, dove c'è un po' più competizione, cioè dove c'è questa logica del giudizio che, no, che io assolutamente non voglio giudicare. È il risultato dei nostri tempi. A me non prende tantissimo, infatti non è che me li vado tanto a vedere. Però quella volta che mi capita che a casa ci si passa avanti, vedo anche tanta gente veramente brava. E per cui partecipare può essere un'occasione, cioè alla fine è tutto un gioco. Come avere la fortuna di andare al Festival di Sanremo, avere la fortuna di fare delle cose. Per cui se tu stai al gioco, probabilmente riesci anche a fare quel saltino che ti fa fare il gioco più grande. Per cui non partecipare per principio mi sembra una cosa un po', non lo so. Ripeto, a me non prende, però quel lavoro, però ho visto anche delle cose molto belle, per cui è una cosa che forse tutto sommato è anche giusto che ci sia. Però una trasmissione come Doc mi manca, come mi manca la musica dal vivo in Rai, cioè nei fine anni 70, quando ero ragazzino, gli anni 80, gli anni 90 si vedevano dei bei concerti. Ora sono qualcosa tutte che te, che dai, però più di questo, produzioni belle non se ne fanno più. E forse perché manca un pochettino che i costi sono, forse in alcuni casi, di Ma concerti. forse così, però vedi, alla fine vedi, io non
non sono però ti assicuro, se sono certe trasmissioni, per come le organizzano, hanno dei costi altissimi, per cui non credo sia una questione di costi, credo che sia una questione di chi li organizza. Cioè, credo che persone come Arbore non ce ne siano più tante, questa è la verità. Cioè, Arbore ha avuto la capacità di mettere a disposizione un periodo della sua vita, la propria fama, il proprio successo per fare delle cose. E questa cosa, questo merito gli va dato, insomma, cioè, perché lui, nel momento in cui era all'apice della carriera, aveva fatto dei film di successo, trasmissioni radiofoniche stratosferiche, trasmissioni televisive bellissime come L'altra domenica, se tu ricordi, insomma, qualcosa del genere. Per cui ha messo a disposizione il suo carisma all'interno della RAI, l'hanno ascoltato e quindi ha dato spazio a grossi nomi per farsi o anche per promuovere la tournée per chi veniva in Italia, ma anche gruppi emergenti, cioè là suonano noi, suonano i De Novo, suonano i Diamond Trave, e anche altre band, c'era sempre il gruppo emergente. E noi, mi ricordo che stemmo 3 giorni e suonammo, andavamo in onda all'ora di pranzo e poi in replica la sera, e la sera andavamo a suonare in un locale a Roma e veniva un sacco di gente perché ci avevano visto. Per cui, capito, aveva funzionato questa comunicazione. Quando tornammo a Napoli, poi facevamo altre serate, perché la televisione è un mezzo straordinario, lo era all'epoca e probabilmente lo è ancora tutt'oggi. Per cui, insomma, un ragazzo che va a un talent, visto che questo c'è, ma sì, giocatelo, gioca. Essere troppo rigidi, secondo me, non porta a nessuna parte. Tournée dal vivo ci saranno? Sì, abbiamo un po' di serate, un po' di date che sono in aggiornamento. Saremo un po' in Puglia quest'estate, qualcosina in Calabria e poi a ottobre presenteremo il disco e vediamo un pochettino dove riusciamo ad andare. Sì, vi saluto a tutti, è stato un piacere parlare con voi. Andate a cercare la musica su Spotify, ma anche su YouTube, a vedere i video. Un grosso abbraccio a tutti da Napoli. Ciao. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.